prima devi correre. Vuole avvicinarsi per la riunione tecnica tra pochi minuti. Aspetta, vai lì che c'è lì una idea con il tavolino di fianco. 39esimo del primo minuto, Cerpino. 4 giugno 2023, pronti per la riunione tecnica. A seguire la presentazione delle squadre in tenuta di corsa, pronti, divisa, casco, e salita sul palco dopo la riunione tecnica. Eccolo qua, guardami. Girati. La battaglia che ti porta in cima. Al vivo. E questa mappa è la sinistra. Non c'è che non c'è scritto. Basta, eh. Ho già stressato io. Ci fa tutte le promozioni. Ci siamo, ragazzi? Ci siamo, giudici, ore 13. Riunione tecnica con le info, le raccomandazioni per la gara di oggi. Ciao Cesare. Ciao. Radio Corsa, perché oggi la gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube Radio Corsa. Diretta YouTube Radio Scorte e la pagina Facebook della società ciclistica Lonate Cepino. Ci siamo, ragazzi? Allora, un attimo di attenzione per favore, inizierei con un bel applauso agli organizzatori, applausi pubblico, forza con gli applausi, non li sento, eccoli qua. Società ciclistica Lonate Cepino in collaborazione con Ugrim. Grazie. Vi ricordo che dopo la riunione tecnica avremo la presentazione delle squadre sul palco. Allora, noi qui siamo pronti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. No, ma non serve, perché così almeno parlo piano, sentono più. Mio collega non c'è più, adesso non verrà, andiamo a vedere le auto dove sono. Allora, oggi il 39esimo Gran Premio Comune di Lonate Cepino, gara valevole per
il campionato provinciale, il campionato regionale e il trofeo rosa. Per cui abbiamo quattro volte la prima cosa. Vi presento il presidente di Giuria, Domenico Gattani, e facciamo subito la prima. Allora, Cesano Maderno, sì. Gioca in bici, sì. Cicli Fiorin, Lombardia, sì. Cicli Fiorin, Piemonte, sì. Galbiati, sì. Punto Garolfo, sì. Beltrami, sì. Baiano Vai, sì. Giovani Giussanesi, sì. Berciotti Toscano, sì. Le Marmotte, sì. S Carrera, sì. Donoratico, sì. Marcati, sì. Pedale Catalese, sì. Pedale Orsolano, sì. Mazzano, sì. Blue Green, sì. Borgomanero, di Federico, Bordighera, sì. Team Serio, sì. Bagni, sì. Ossani, sì. Diciamo che quello degli allievi, se sono ripetitivo, ok. Cesano, ok. Gioca in bici, ok. Fiorin, Piemonte, sì. Okay, Lombardia, sì. Pedale Azzurro Rinascita, sì. Garolfo, sì. Beltrami, sì. Giulio T. Piemonte non si è presentato. Bike Cadorato, sì. Borciotti, sì. Di Marmonte, sì. VS Carrera, sì. Palicarco, sì. Flanders Low Sport, Pedale Solano, sì. Parmense, sì. Alzano, sì. San Pietro, Dindi Federico, sì. Panelli, sì. San Marinese, sì. Serio, sì, abbiamo detto. Bungie Lidis, sì. Nonese Bike, sì. Rossanesca, sì. Como bike. Como bike. Che chiamiamo? Se San Pietro c'è? È arrivato? No. San Pietro e lievi. Che numero ha? Lo stesso, scusi, nella spingita, da una sua. Io passerei a presentare le autorità di oggi per il Comitato Regionale Lombardo della Federazione Ciclistica Italiana. Abbiamo il presidente Stefano Pedrinazzi, il vicepresidente Flavio Mucchetti, il consigliere regionale Lucia Trevisan. Abbiamo anche incognito il presidente provinciale di Como, Ari Comessoa. Passerei la parola al presidente. Prego. Sono alto in grado. Parlo però la delega femminile, sapete che ce l'ha la Lucia Trevisan. Bene, innanzitutto buongiorno a tutti, benvenuti in Lombardia per tutte le squadre ex regionali che abbiamo alla partenza. Dico una cosa per le società lombarde, sapete che oggi è il campionato regionale lombardo e la maglia la si assegna per residenza, per cui le ragazze che sono tesserate al di fuori dalle società lombarde oppure le ragazze tesserate dalle società lombarde ma che non sono lombarde non possono comprare la maglia. Siamo all'interno del circuito rosa, per cui anche questa manifestazione sta dando buoni risultati. Abbiamo soddisfazione il fatto di essere riusciti a fare due gare nel calendario nazionale, permette di avere buoni numeri alla partenza, poi chiaramente ci sono tutti i pro e i contro, se ne può parlare fino a domani, però un dato di fatto è che perlomeno siamo riusciti a tutelare gli organizzatori di avere gare con un,
una partenza qualificata, per cui ringrazio tutti, buona gara a tutti, ringrazio chiaramente gli organizzatori perché allestire le gare è sempre importante, è sempre difficoltoso e la voglia di mettersi in gioco va premiata, per cui grazie a loro. Successo, vuoi aggiungere qualcosa? Grazie a tutti. Come avete visto le locandine esposte, il percorso è quasi uguale, esordienti e allievi. Gli esordienti abbiamo tre giri. Scusate, tre giri di un circuito di 7,5 km, partenza da qui, andiamo a Tradate, Cagliarate, scendiamo alla terza rotonda che troviamo sulla SP19, rientriamo qua nel circuito. Questo per tre volte. Il quarto giro, pianeggiamo, è sopra la barra. Il quarto giro è di 15 km e dopo aver fatto il ponte di Cagliarate, scendiamo per la discesa di Cagliarate, risaliamo per la salita del Cerchino e arriviamo qui, direttore d'arrivo, che si arriva. Gli allievi sono 7 giri del percorso delle esordienti di 7,5 km, più un giro lungo di quasi 15 km che ci porterà sempre sulla discesa di Cagliarate la salita. Avremo il primo GPM, primo e unico, alla prima classificata. Dopodiché giriamo nella via Saporiti, ci riportiamo su SP19, facciamo un piccolo giro ancora con la discesa e la salita e arriviamo qui, direttore d'arrivo. Allora, per gli esordienti, traguardi volanti, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo giro, sotto l'arrivo. Un GPM, abbiamo solo un GPM. Scusate, l'allieve, va bene. L'allieve, primo, settimo giro, sotto l'arrivo. Al primo classificato. Il GPM è 1, è il passaggio del giro lungo, dell'ottavo giro, l'altro giro non c'è il GPM. Gli esordienti invece primo, secondo, terzo giro qui, sotto l'arrivo, e il GPM è unico, passando una volta sola per l'arrivo. Ma quali guardi sono a premio? Sono a premio, il primo classificato, sia il GPM che le guardie volanti. Allora, abbiamo due ambulanze a seguito, servizio sanitario, abbiamo servizio di scorta tecnica all'avio scorte, la canalina da 33, gli ospedali di riferimento sono Tradate e Varese, poi sarà CIP18 a decidere con la sistema Areo dove, speriamo che non succeda, portare gli infortunati. Allora, la partenza è alle 14 per esordienti, 10 minuti prima. Il coronamento qui, il presidente di giuria sceglierà la spot per il controllo rapporti che è posizionato lì, sulla sinistra dopo l'arrivo, sarà posizionato lì anche all'arrivo, per cui vi dirà ragazzi cercarlo lì, poi ve lo dirà il presidente di giuria. Ricordo che gli atleti estromessi dalla gara, dalla direzione corsa, devono obbligatoriamente togliere il numero e da quel momento diventano dei ciclisti normali, per cui il codice della strada. Le rotonde che troviamo le facciamo tutte a codice. Attenzione che in alcune rotonde i sassi di porfido all'interno della rotonda sono un po' sconnessi, per cui la rotonda non fa parte della strada, come il marciapiede. Va usata la strada, mi raccomando. Basta, io mi devo dire niente. Allora passo la parola al presidente Giulio. I traguardi volanti vengono sommati ogni singolo traguardo volante dal suo. Ogni passaggio è un premio. Quindi il primo di ogni traguardo volante c'è sempre il primo classificato di traguardo. L'ottavo giro, il giro lungo, quando andiamo passato, ci saliamo, poi dopo facciamo un girettino più lungo. Veloce. Buongiorno a tutti, io sono Bertani, designato dalla commissione regionale per questa gara in formaggio.
scusate, grazie. 39esimo Gran Premio Comune di Limate Cepino, nonché valida per diverse maglie, campionato regionale, campionato provinciale e valevole anche per il trofeo rosa. Apro subito una parentesi, oggi la gara il leader del trofeo rosa dovrà indossare la maglia per poter gareggiare. Dicevo della commissione regionale, con me ci saranno in giuria quest'oggi Barbara Sordi come giudice d'arrivo, Pace Angelo come componente e Spinoli Roberto che è il nostro collega in giuria. Cose tecniche veloci. Primo, rifornimento dal chilometro zero, lo chiuderemo al passaggio, che è un po' meno di 5 km, ma penso che faccia piacere, al passaggio sul ponte di Cairate, così evidenziato per tutti. Tranne che per le donne, che sarà all'ultimo passaggio. Quindi, le esordienti donne quando passano è chiuso, gli allievi quando passano la seconda volta è chiuso. Così abbiamo un punto certo un po' per tutti sul ponte di Cairate. Non ci sono assistenze meccaniche, non c'è cambio ruota, non c'è niente, purtroppo la ragazza che ora ha un incidente abbandonerà la gara, non c'è, a meno che da sola riesca a sistemarsi quanto le è accaduto. Sulla messa fuori corsa, il direttore di corsa, la sua voce, l'ufficio che sarà dietro è imprescindibile da ogni decisione. Se gli verrà detto alla ragazza sei fuori gara, dovrà togliere il numero per la sicurezza. Protocollo, all'arrivo la prima sul palco, che non è il palco sulla strada ma sarà il palco qui, in modo tale da dare visibilità anche a questa gara che è molto importante. Le regole per l'assegnazione dei titoli, vi è già stata detta dal presidente regionale, la discriminante e la residenza, così pure per il campionato provinciale, non solo quello regionale. Quindi per determinare il titolo di campione provinciale vale la residenza. Quello che non compete a noi alla giuria è designare chi sono i vincitori, quindi sarà la commissione, la struttura regionale che deciderà se sono questi in base alla propria residenza regionale e provinciale. Controllo rapporti, non verranno scelti quando saranno posizionati, ma random mentre stanno girando le ragazze faremo alcuni controlli rapporti. Chiedo per la categoria d'oro, ci sono le due junior che parteciperanno, obbligatoriamente si presentino già loro perché vogliamo fare controllo per non cercare in mezzo centro, tanto sapete che faremo un controllo mirato per queste due, oltre a quelle altre che faremo da noi. All'arrivo le prime 5 classificate obbligatoriamente ed immediatamente dopo l'arrivo, prima di interviste, festeggiamenti, il nonno, la zia, so che è bellissimo, ma prima c'era poco tempo, vengono, controllo un rapporto ed è stato deciso di metterlo dove faranno il controllo anche all'inizio in modo tale che non debbano cercarlo in giro. Che è posizionato, guardate, non c'è quella macchina lì bianca adesso, quindi 10 metri dopo l'arrivo, tornano, vanno lì. L'altra cosa che vi chiedo, le ragazze che arrivano non devono andare a contromano finché non è finita la gara, e la mai la gara finisce quando passa al fine corsa, quindi possono girare dietro, arrivare sempre a controllo rapporti non andando contro me. Io cose particolari diverse non ne ho. Cosa vi chiedo è massimo rispetto, educazione, rispetto per quello che succede anche in gara, se c'è qualche cosa da segnalare o che non va bene, che c'è da... qui c'è la sede di giuria all'interno, alla fine gara siamo disposti ad ascoltare tutti quelli che vengono per vedere. Io spero che non ci sia nessuno che venga a reclamare perché vuol dire che va tutto bene, in caso di incidenti ve l'ha già detto la direzione corsa, spero che non ci siano, non debba lavorare in nessun modo. Se avete qualche domanda, allora, presentazione delle squadre, c'è un ordine di presentazione per quanto riguarda le donne e gli esordienti, anche per dare chiarimento rispetto a cosa è successo prima, la presentazione delle squadre è un atto ufficiale, oltre che di visibilità, per permettere alla giuria di poter controllare abbigliamento, maglie, tutta la parte tecnica che riguardano le ragazze, quindi fare una presentazione di una squadra in ciabatte e pantaloncini corti non aveva nessun senso, quindi c'è un orario che è stato esposto, vediamo di fare le cose veloci in modo tale che partiamo poi in orario rispetto a quello che potrebbe essere la partenza. C'è una... per quanto riguarda le allieve faremo la presentazione e alla fine della presentazione non c'è un orario di starter che battiamo chi parte parte, vedremo che tutti faranno la presentazione perché anche con un orario riferito alla parte riguardante l'esposizione mediatica, una cosa importante che è legata alla federazione che ci tiene, agli organizzatori principalmente, quando organizzano una gara e c'è bisogno che ci sia della possibilità. Se avete qualche domanda? Sì,
c'è un camion scopo che segue, se c'è un comunque sarebbe meglio passare a destra, perché se abbiamo macchine da nascondere almeno le nascondiamo di là, evitiamo che ci siano macchine sul ponte. Se riusciamo chiudiamo subito il ponte dall'altra parte. Solitamente si va a codice, nel caso non si debba andare a codice ci sarà il volontario che indicherà dove andare, però sempre a codice. Scusatemi, allora CP canale 33, poi in ogni caso avete due altre possibilità, postati sul tabellone con due QR code, uno di ascoltare tutta la radiocorsa come sul CP anche sul telefono, sul canale Radio Sport e Radio Informazione di Zello, e l'altra possibilità di guardarvi la diretta YouTube su Radio Sport e TV. Ci sono due fogli con i due QR code, potete scaricare e accedere. Quanti patenti? Patenti 78. Sono allievi 78. Le donne 20-60. Attenzione alla riunione tecnica, abbiamo la presentazione delle squadre, adesso chiameremo se mi date l'ok posso partire? Abbiamo una squadra. No, perché? Aspetta, è il giorno più importante. Ci viene una piccola mozione con una U-Green, quindi facciamo la presentazione della squadra U-Green, visto che è in collaborazione con la Lorette Cepino. Applausi pubblico, applausi U-Green. Bisogna dire che allievi, eccole qua, chi deve fotografare qui davanti. Mettetevi un po' avanti così c'è più luce, grazie. Ragazzi, ancora un po' più avanti. Ma legge guarda. Tieni, tieni. Ok, abbiamo lo spazio per le foto. Ed è la prima squadra. Prima collaborazione con la Lorette Cepino, applausi pubblico. Lorette. Ok, benissimo, U-Green, grazie per la collaborazione con la società ciclistica Lorette Cepino. Allora, seguiamo l'ordine di presentazione come pubblicato. Cesano Maderno,
Società Ciclistica Cesano Maderno, applausi pubblico. Anche voi davanti, che c'è più luce per le fotografie, eccole qua ragazze, attenzione, eccole qua, forza con le fotografie, chi deve scattare qui davanti, abbiamo tutto lo spazio disponibile. Proseguiamo con gioca in bici, olio un po', gioca in bici, eccole qua, grazie a tutte le squadre che hanno effettuato una lunga trasferta per essere qua con noi quest'oggi. Intanto abbiamo un Roland che fa i capricci. Eccolo qui, gioca in bici, olio un po'. Davanti ragazzi, davanti. Applausi pubblico, applausi! Forza con gli applausi, facciamoci sentire, le nostre ragazze hanno bisogno di essere incoraggiate. Grazie ragazze, Cicli Fiorin, ce l'abbiamo, Cicli Fiorin, veloci. Forza ragazze, eccole qui già pronte. Occhio che scatta quella volta. Eccolo qua, Cicli Fiori. Allora, intanto gli autisti alle macchine, gli autisti. Eccolo qui, Cicli Fiori. Applausi pubblico, applausi. Vediamoci gli applausi perché oggi ne voglio tanti per le nostre concorrenti, i nostri organizzatori. Grazie ragazze, Ciclistica Rostese. Non lo vuole sapere, ricordiamo che oggi abbiamo anche il trofeo rosa, una ragione in più per ottenere il miglior risultato possibile quest'oggi. Ciclistica Rostese, applausi pubblico, applausi. Guarda pure l'obiettivo, scattate, invitate, condividete sui vostri social, sui vostri profili, grazie. Gabbiati Sport Cicli Esposito. A seguire Vario Scorte su YouTube, la diretta, abbiamo anche la diretta Facebook, guardate Ceppino, trovate i codici QR da scansionare. Gabbiati Sport Cicli Esposito, eccoci, brava, applausi da parte di tutti, grazie. Anche l'avversario dobbiamo applaudire, incoraggiamoci. Giovani La Pal sul palco delle presentazioni, vi ricordo alle ore 14 il primo start. Eccolo qua, Ziraf Guerciotti Toscano, un po' più avanti ragazze, un po' più avanti, benissimo, forza con gli scatti e l'applauso del pubblico, applausi. Un altro team che conosciamo molto bene, le Marmotte Loreto, anche le Tamante. Marmotte Loreto, viene un po' più avanti, benissimo, forza con gli scatti e gli applausi del pubblico. Grazie, è il momento di BS Carrera, che abbiamo già fatto una presentazione informale, così non sapendo appunto, dobbiamo fare invece questa presentazione, questa, BS Carrera, state un po' più avanti. Eccolo qua, applausi pubblico, BS Carrera. È il momento dell'Unione Ciclistica Donoratico. Non lo vuole sapere questo Rolata, non vuole stare su assolutamente. Allora, l'Unione Ciclistica Donoratico, eccole. Applausi pubblico, applausi. Grazie, poi abbiamo detto l'altra squadra. Venite voi. Buongiorno. Cooperatori Reggio Emilia.
sul palco, eccoli qua, applausi pubblico. Grazie, passiamo alla Valcarra Travel and Service. Piano piano ragazzi, lasciate scendere. Eccoli qua. Bello il gruppo. Valcarra Travel and Service, qua davanti che c'è più luce, ragazze. Ci stiamo tutti. Ragazzi, un po' più in qua. Grazie, stop, grazie. I nostri fotografi sono esigenti, eh. Io sono sul loro, e più di così non riesco a spostarmi, no? Valcarra Travel and Service, grazie. Pedale Casalese Armofer, eccola qua, la ragazza del pedale Casalese. Un mesetto fa la presentazione ufficiale della sede dell'Armofer, società di demolizioni. Eccoli qua. Dale Casalese, applausi pubblico. Benissimo, passiamo al pedale Ossolano. Pedale Ossolano, grande tifo della Mami, benissimo. Pedale Ossolano, due componenti alla presentazione. Ragazze, Mazzano AST, eccole, aspettavo, è il vostro momento ragazze. Mazzano AST alla presentazione, eccole qua. Scusa, tu vai. Due passi avanti. Grazie Mazzano AST, passiamo alla 2000 Borgo Manero. Alla presentazione. Eccola qua, la concorrente alla foto, forza, applauso del pubblico. Prossimo team di Federico, anche qui una concorrente. Eccola qui, ciao team di Federico, applausi. Grazie. Ciclistica Bordighera. No, è di. Il cognome è di. Le macchine sono già dire. Tu vai qua. Vuol dire un po' più avanti, applausi pubblico. Ciclistica Bordighera. Passiamo al team Serio, alla presentazione team Serio. Eccoli qua, un po' più avanti ragazzi, bellissimo, applausi team Serio. Le ultime tre, abbiate grasso, nessuno? Squadra Abbiate Grasso, non c'è nessuno. Valgi Ladies Cycling Team, e anche loro, Unione Ciclistica Ossanesca, qui c'è scritto, giusto, Ossanesca, Unione Ciclistica. Eccoli qua, richiamiamo intanto Abbiate Grasso e la Vangi Ladies.
eccolo qua, applausi pubblico. Le esordienti in gara quest'oggi, grazie. Ok, allora, presentazione fatta, attendiamo le ore 14 per la prima gara in programma, grazie. Maestro, foto fatta. Il responsabile del trofeo rosa, per favore. Guardate,